Good morning Genova, seconda puntata di Varie ed Eventuali. Poco più di un mese fa si leggevano o si ascoltavano queste notizie provenienti dalla Cina. Lo sviluppo e la crescita di un nuovo virus era l'altrove asiatico. E si leggeva e si ci stupiva della possibilità di isolare 60 milioni di persone. Al fondo la convinzione è che questo fosse in qualche misura possibile soltanto perché c'era un regime autoritario, un sistema di costrizione. Ecco, oggi tocca a noi, con una straordinaria velocità che molto dovrebbe far pensare sul mondo contemporaneo. 60 milioni di italiani sono isolati, ma sono isolati non per costrizione, anche se esiste norma di legge, ma sono isolati per consapevolezza, per salvaguardare sé e gli altri in un'idea di società. Ecco, allora forse la riflessione di oggi è che la democrazia, se consapevole, è forte tanto quanto, se non di più, del totalitarismo, anche nei confronti dell'emergenza. Ed è una lezione importante che troppe volte nei nostri secoli non è stata valutata, accettata. Oggi l'Italia, pur nell'isolamento e nella costrizione, esprime una consapevolezza democratica, cioè di tutti. La seconda considerazione è che anche l'emergenza non rende purtroppo tutti uguali. Non sono uguali le case, le possibilità, è diverso, si deve convivere con la solitudine vera, con la disabilità. E davvero dobbiamo ringraziare chi tiene aperto un filo di socialità che permetta in qualche misura di non abbandonare nessuno. Ed è qualcosa a cui dovremmo tenere tutti in quella riscoperta della società che ieri si diceva. L'ultima è pensare all'uso positivo dei social. Che fine hanno fatto le speech, i leoni da tastiera? Tutto quel mondo virtuale carico di odio. È che è possibile invece usare in altro modo i social. Così come è possibile provare a rompere con quel conformismo che ha segnato tante volte i nostri comportamenti, a partire dal non servono le competenze, sappiamo tutto, non utile la ricerca, la scienza, la scuola, l'università. Ecco, speriamo che si chiuda presto questa fase. Speriamo di poter uscire, ma di uscire non di nuovo chiusi, ma aperti.